metafora dell'esperienza della vita, e quindi noi vediamo proprio come Sandra Bullock se la cava in tempo reale, come riesce ad affrontare questi problemi. È un buon motivo per fare un piano sequenza, oltre al fatto che è stata una delle sequenze più complesse da realizzare, diciamo, nella storia del cinema, perché Gravity dal punto di vista tecnico ha rappresentato una sfida insormontabile. Infatti Cuarón ne è uscito quasi distrutto, e non a caso poi dopo ha realizzato Roma, un film completamente diverso, in cui peraltro ci sono dei piani sequenza bellissimi. Pensate solo a quello finale sulla spiaggia, che è una lunga carrellata laterale che entra nell'oceano e poi ritorna indietro sulla spiaggia. Anche in Figli degli Uomini del 2006, sempre di Cuarón, questo regista aveva dimostrato di amare servirsi di questa tecnica, e in Gravity, generalmente le inquadrature sono abbastanza lunghe, hanno calcolato una media di 45 secondi per sequenza, che comunque è notevole, in un'epoca in cui invece siamo in preda al montaggio frenetico. Certo, l'inquadratura, anzi, cioè, James Cameron teorizza che un'inquadratura non può durare più di 4 secondi, mentre un intervallo tra un film e l'altro, nel caso di Cameron, può durare anche 12 anni. Infatti questo Avatar, ormai, di cui non frega più niente a nessuno, ma solo a James Cameron, chissà che durata media di inquadrature avrà. Ma tu hai citato un film straordinario, che come ho potuto dimenticarmi, dei Figli degli Uomini, che effettivamente ha due piani sequenza, ma in particolare quello nell'auto, quando loro vengono aggrediti nell'auto, che rappresenta proprio dal punto di vista della regia una sfida impossibile, perché abbiamo una macchina da presa nell'auto che ruota di 360 gradi, e tutti intorno loro vengono aggrediti. E quindi a che cosa serve? Lì di nuovo è a mettere in scena la paura, e in questo caso la morte di questo personaggio, che muore lì in diretta, dissanguata, e loro non riescono a salvarla, e anzi devono scappare da questi qua che gli stanno tirando le molotov e spaccando i vetri. Cioè, quella è Sì, proprio è una sequenza impressionante. impressionante. Uno dei piani sequenza più famosi e iconici di Shining è senz'altro quello in cui seguiamo Danny che esplora l'hotel triciclo. E ti ricordi qual è la cosa che ci colpiva di più guardando quello? Non era tanto il piano sequenza, ma era il rumore delle rotelle che passavano dal pavimento al tappeto, dal tappeto al pavimento. E questa cosa ti creava una tensione incredibile, e poi non sapevi mai cosa sarebbe successo voltato l'angolo, se sarebbero apparse le gemelline o È qualche altra vero. cosa terribile come l'ascensore piena di sangue. Un altro aspetto che mi affascina molto del piano sequenza è il fatto che per raccontare le scene di azione si passi appunto da montaggi iperveloci invece delle inquadrature quasi fisse o molto fluide in cui succedono molte cose. Mi viene in mente Hardboiled, mi viene in mente anche Omicidio in diretta di Brian De Palma con una sequenza di 12 minuti e mezzo. In uno stadio pieno di gente. E anche Old Boy, dove c'è questa mega rissa ripresa lateralmente in un corridoio di questo hotel dove il protagonista era E rinchiuso. vabbè, ma tu mi citi uno dei miei registi preferiti, non solo. Io credo che oggi Park Chan-wook sia il regista più elegante in circolazione. E qua ti devo citare anche il mitico Jackie Chan, che dice: bravi, voi a Hollywood fate
le scene d'azione tagliate ogni secondo, e allora tutti sembrano dei guerrieri epici e bravissimi. Provate a girare le scene in piano sequenza in continuità dove ti devi picchiare per davvero, devi cascare per davvero e devi veramente coreografare l'azione. In questo, guarda, davvero, Jackie Chan è un artista a livello di Buster Keaton, a livello dei grandi acrobati del cinema. Perché? Perché girare una scena d'azione, soprattutto azione violenta, in piano sequenza è molto più difficile. E quindi quella scena che tu hai citato, dove c'è il protagonista che si fa largo tra 50 scagnozzi in un corridoio e li ammazza tutti a martellate, e ti voglio vedere a girarla in maniera convenzionale. Prova a fare il piano sequenza, vedi la difficoltà di coreografare tutto. Quella è una scena memorabile, così come è memorabile quasi tutto il cinema di questo autore, e in particolare l'ultimo film che è il mio preferito suo, che è Mademoiselle. È un film bellissimo ambientato nella Corea occupata dai giapponesi, dove davvero vediamo questo regista all'apice della sua potenza espressiva ed eleganza narrativa. Andiamo agli antipodi invece delle sequenze di azione e ti cito invece Bellatar e il suo Satan Tango del 94, un film di 7 ore che racconta la vita di un piccolo paese ungherese. Sì, sono proprio i tuoi film preferiti quelli. Io non me lo ricordo perché mi sono addormentato, ma se ti dico che inizia con un piano sequenza di 20 minuti dove c'è una vacca che attraversa una cascina di un villaggio nel fango, e subito dopo c'è un altro piano sequenza sempre di 28 minuti dove c'è un contadino che si ubriaca in tempo reale scolandosi una bottiglia di vodka, ti renderai conto che con Satan Tango e Bellatar si entra in una dimensione di pazienza metafisica, che è quella che ti è richiesta per sopportare la visione del film. Dopodiché, se tu riesci ad accettare il fatto che il cinema può anche essere quella cosa lì, questo regista ti saprà ripagare perché, ad esempio, verso metà film c'è questa sequenza notturna di una ragazzina povera, poverissima, che va, vede una lucina, lei cammina nel bosco, vede una lucina, si avvicina e da fuori dalla finestra spia questi personaggi allegri che ballano, e quindi vediamo tutto il piano sequenza della loro festa da fuori, e poi nella seconda parte del film lo vediamo dall'interno e sappiamo che lei li sta osservando e vorrebbe far parte di quel mondo lì, ma non ci riesce. Allora, quella è una cosa straziante. Il fatto di vederla così a lungo ti immerge proprio in questa civiltà contadina piena di disperata bellezza. Non abbiamo citato ancora gli Warner di Steven Spielberg. Beh, Di cosa si tratta? quelli sono la mia passione, perché per me Steven Spielberg è il più grande di tutti, non solo perché io sono cresciuto con i suoi film e quindi il mio immaginario è debitore a Steven Spielberg, il nostro immaginario, ma perché Steven Spielberg, proprio come metodo di lavoro, essendo anche lui produttore dei suoi film, sin da quando era giovanissimo, e in questo Lo Squalo è un manuale di cinema, è un manuale di regia, Steven Spielberg arriva sul set la mattina e dice: bene, qua in sceneggiatura abbiamo 10 pagine. Ok, non ce la facciamo girare 10 pagine. Come facciamo a ridurre tutti i setup, i punti macchina? Bene, qua ci sono 15 inquadrature, ma io in 4 ti risolvo tutto questo. E poi 4 diventa un unico piano sequenza in cui Spielberg condensa 10-15 inquadrature diverse. E poi hai un bel chiedere a Spielberg come fai. Se tu chiedi a Spielberg ma come fai, lui ti dice, perché è un furbacchione, ti dice: ma no, guarda, io non penso di avere uno stile, ma è uno dei registi più stilosi di Hollywood. Perché? Proprio perché lui ha questo concetto di economia. Come faccio a creare un movimento di macchina che abbia la massima densità? Molto spesso, proprio perché gli sceneggiatori non sono in grado di ragionare in maniera cinematografica, in maniera visiva, Spielberg si prende una sceneggiatura e vede che la cosa che c'è scritta, anziché in 10-15 inquadrature, la può realizzare in un unico piano sequenza che mette insieme tutti questi punti da cui deve passare la macchina. Ti vengono in mente degli esempi?
Ci sono degli esempi nello Squalo, ci sono degli esempi in Indiana Jones, in tutti i film di Spielberg c'è questo massiccio uso degli Wanner, e poi ci sono delle sequenze mirabolanti, spettacolari in film come Ready Player One, ma soprattutto se riguardate Ten Ten, che è il film che lui aveva realizzato insieme a Peter Jackson, c'è questa fuga a un certo punto in una città molto in pendenza dall'alto della collina fino al mare, che è un unico piano sequenza dove veramente ci sono delle acrobazie, dei virtuosismi pazzeschi, e lì è proprio la gioia del cinema e la bravura di Spielberg, al quale siamo eternamente grati per la gioia che ci ha dato e per i sogni che ci ha fatto vivere. Visto che abbiamo citato ripetutamente in questo episodio la danza e la coreografia, ti propongo di chiudere con due piani sequenza di La La Land. Beh, bellissimo. Il piano sequenza iniziale di La La Land sull'autostrada di Los Angeles, dove in tilt per il troppo traffico, e a un certo punto tutti escono dalle auto e si mettono a ballare, è veramente l'essenza del musical, che è il genere più spettacolare proprio perché è il più irrazionale, no? Perché a un certo punto in un certo film un personaggio si deve mettere a cantare, deve dire qualcosa, deve comunicare qualcosa che ha dentro, oppure deve comunicare in un modo molto intrigante, originale, dei passaggi di trama, e quindi la storia avanza anche durante la musica. Ma forse il piano sequenza più bello è proprio quello che si svolge quando Mia e Sebastian si incontrano e ballano sulle colline di Los Angeles con la sera dietro di loro, questa città dietro di loro, e questo lampione, no, attorno a cui si svolge questa coreografia in un unico piano sequenza. E loro sono meravigliosi anche per come danzano, per la leggerezza che hanno. Non sono due ballerini professionisti, due cantanti professionisti, ma sono meravigliosi proprio nella loro spontaneità e freschezza. Per quanto abbiano provato poi quel ballo, mi hanno detto che l'hanno provato per 3 mesi, quindi questo per dirtela, ecco, anche sulla loro meticolosità. E poi l'hanno provato per 3 mesi, ma poi avevano una finestra di luce ideale che durava pochi minuti, quindi ogni giorno si trovavano su quella collina, facevano 2 o 3 ciak, e poi una sera è venuto fuori quello giusto. Segnalateci magari i vostri piani sequenza preferiti o quelli che ci siamo persi. E ricordatevi, finché la vita è un lungo e noioso piano sequenza, va tutto bene. Alla prossima puntata!